Una finale all'ultimo jump. Sì. No, sono tornato indietro. No, vabbè, me ne vado, me ne vado. No, ma no, ma una volta che riesco, io esco, Maria, io esco. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un mio nuovo video, sono Sparks di Brawl Stars Italia e oggi torniamo in un nuovo appuntamento con i minigiochi di Sparks. Cosa faremo oggi ragazzi? Il minigioco che ho programmato oggi è una corsa a ostacoli. In pratica abbiamo creato una corsa a ostacoli per Dynamike e non sarà facile, dove dobbiamo saltare quindi tutti questi ostacoli fino ad arrivare alla fine dove c'è il traguardo finale con i cespugli gialli al solito. Quindi cosa succederà? Adesso io inviterò alcuni dei miei abbonati e parteciperemo insieme a questa modalità di gioco. Vi dico solamente che è una modalità molto difficile. Io già l'ho provata e stavo distruggendo il mobile. Perché è una modalità che mi fa innervosire più della Deteran. Quindi immaginate quanto può essere odiosa questa nuova modalità di gioco che ho creato. Prima di iniziare vi spiego il regolamento. In pratica tutti usano Dynamike, con l'abilità stellare che ti fa saltare con le dinamiti. C'è un percorso, quindi ogni personaggio avrà una sua corsia. Quindi se noi siamo 5 ci saranno 5 Dynamike in 5 corsie. Non bisogna ovviamente ittare i nemici se no muoiono. Ci sono alcune cose particolari, perché oltre a fare i salti normali, ci sono dei trampolini che ti potrebbero far tornare indietro e quindi già è più difficile vincere. E inoltre ci sono anche delle jump trick, quindi bisogna fare, che so, la doppia jump, che io non so fare, o addirittura la tripla jump, quindi fare la jump, già lanci la seconda, così quando arrivi salti di nuovo e fai la tripla jump, perché se non riesci vieni catapultato indietro. È tutto molto difficile, ma andiamo subito a vedere cosa succederà in questo video. Allora, ho già spiegato tutto il regolamento ai miei abbonati che sono qui. Adesso faremo un turno di prova, così vediamo come va. Io già immagino tante scene molto orribili, però ce la possiamo fare secondo me. Speriamo di non distruggere il mobile subito, di non innervosirmi subito. Quindi iniziamo, vai Pokestex Nico, Favi Fake e il misterioso sono coloro che stanno partecipando insieme a noi in questo video. Buona fortuna ragazzi, io mi concentro. Madonna che bella sta mappa, ma dove, io sono finito sotto perché sono il quinto. E là non vedo gli altri. Cominciamo la gara. Attenzione, ma io volevo andare sopra insieme a voi. Io sono scarsissimo, tra l'altro, a giocare con Dynamike. In più si bugga qui in mezzo ai muri. È una cosa fastidiosa. E qui bisogna fare il doppio salto. E io non lo so fare. Ogni volta torno indietro all'infinito. Iniziamo, proviamo, dai. Magari lo faccio la prima botta stavolta, vediamo. E niente, come ho detto. Ok, ricominciamo, ricominciamo. Ce la possiamo fare. Vai, Sparks, crediamo in te. Sono capitato qui sotto. Proviamo, proviamo, vai. Forse ce la faccio stavolta. Niente. Non ci riesco. Sto impazzendo. Guarda, guarda, guarda. Vai, Dynamike, corri. Niente. Ma sono morto. Sono morto. Vediamo che fanno. Ecco, Merlo. Sono tutti arrivati qui. Vediamo chi fa il doppio jump. Per poco, Merlo. Niente, gli altri mi sa che muoiono. Ma c'è una corsia libera. Perché mi ha messo sotto? Sono in quattro sopra. E niente, mi sa che hanno fallito tutto il primo round. Vabbè. Dai, iniziamo, iniziamo. Stavolta Sparks si impegna. Impegniamoci ragazzi che dobbiamo vincere stavolta. Oh, sono insieme agli altri. Ma ci divertiamo. Ciao amici. Ciao amici, ciao Nico, vediamo. Oddio. Nico già ha toppato la prima bomba. Dai, dai, ce la possiamo fare, corriamo. Occhio con l'automatico ragazzi, non usate l'automatico perché sennò killate i vostri compagni. Nico sbaglia corsia, ogni tanto gira da una corsia. Ops, sono andato nella corsia di Nico. Vabbè Nico, facciamo un cambio, Nico, stati là. E niente, vediamo se riesco a fare il salto da qui. Ma è impossibile, dai, era perfetto il salto. Oddio, niente, mi ha colpito Nico. Non capisco. Oh, Nico, non usare l'automatico per forza. Dai, pronti. Vediamo se riesco. Uno, due. Ce l'ho fatta! Non ci credo! Ho cambiato corsia, però aspetta, devo tornare all'altra corsia. Oh, adesso facciamo così. No, no, sono nell'altra corsia, non ci credo. No, pure Pokestex. Pokestex, riesce ad andare dall'altro lato senza killarmi? Perché devo cambiare corsia io. Vabbè, io non ho parole. In che linea sono? Ultima linea. Oh, abbiamo Nico sotto, così non ci killa. Vai, andiamo, andiamo. Attenzione. Occhio, occhio che salto. Oh, meno male. Allora, facciamo così. Mettiamo. Ma perché si bugga? Perché si bugga sto gioco? Chi è che ha superato là sotto? Chi è? Pokestex. Grande Pokestex. Quando arrivo pure io, guarda ora. E niente. Ma dove sono andato? Io non ci posso credere, cioè.
Non ho parole per dire quello che è successo. Allora, ultima chance che mi sa che qua muoio. Non fallire. Ormai sei bravo a fare i doppi salti. Sì. Ma che cosa? Che cosa? Vi giuro che sono arrivato dove c'era la bomba. Vi giuro. Ma questo gioco è buggatissimo. Non c'è altra soluzione, è buggatissimo. Ma cosa fa? Tutto, ho sfasciato tutto. Ricominciamo con il round 2. Ho perso. Vediamo chi è arrivato ultimo. Fabi Fake. Addio. Vediamo chi sarà il prossimo a essere eliminato. Mi dispiace Fabi Fake. Uno. E poi lanciamo la seconda ora. Ma che fa? Ma io dico Nico, era secondo, no? Ma come cavolo è arrivato là sotto? Io non capisco. Nico, come sei arrivato in fondo là? Cioè, è incredibile. Non ho parole come ha fatto. Ragazzi, finora nessuno ha completato il primo livello. Quello più facile. Nico è espulso. La può fare, Sparks la può fare stavolta. Ragazzi, me la sento. Stavolta ce la fa, Sparks. Stavolta ce la faccio. Attenzione. No, vabbè. Ma Merlo l'ha superato. No, vabbè. Se Merlo supera io no, mi arrendo, ragazzi. Mi arrendo. E certo, ovviamente. Sparks è andato nell'altra corsia direttamente. Quando fai il salto. Dai, non mollare. Paolo, per i tuoi iscritti. No, niente, ho perso. Ma fino da sotto ha fatto andare. E niente, sono morto il primo. Meno male che Sparks non conta, quindi sono giustificato. Quindi vediamo chi è il primo che muore. Tra il misterioso e Merlo. Guarda, il misterioso fa il furbo. Si è rimasto fermo là. Non sta a giocare. Sì, è Merlo, non era Sparks. Perfetto, espelli. Siamo rimasti in tre. Chi vincerà questo episodio, ragazzi? Siamo in finale. No, questa è la semifinale. Ancora nessuno ha superato almeno il primo stage. Eccetto Merlo, credo, una volta. Il misterioso Pokestex oppure Sparks. Scrivete nei commenti oppure scrivete qui sotto nella chat della premiere. E fatemi sapere chi secondo voi riuscirà a passare questo primo livello. Sì. Ma perché non salta? Ma è buggato. Aia Pokestex. Qualcuno sta per morire. Ma perché non salta? Ma io sclero. Perché non mi salta? Ci vado sopra, non mi salta, ragazzi. Anche io, guarda, mi arrabbio pure io. Perché non mi salta? Uno. Due. Vabbè, allora è buggato. Eliminato misterioso. Finale. Sparks contro Pokestex. Quindi adesso potete iniziare a fare i predict su chi sarà il campione di oggi di questa jump race. Impossibile, tra l'altro, perché fa rosicare tantissimo. Secondo voi chi sarà? Secondo me è Merlo. No, è stato eliminato, non può essere lui. Dai, andiamo con l'ultimo round. Buona fortuna, signor Pokestex. Aspetto, intanto Sparks se ne va, ne approfitta per vincere. Sparks ne approfitta, lascia indietro il suo abbonato Pokestex. Proviamo così. Vabbè, addirittura dall'altro lato mi ha mandato. Una finale all'ultimo jump. Sì. No, sono tornato indietro. No, vabbè, me ne vado. No, una volta che riesco. Io esco. Una volta che riesco a fare il doppio jump, faccio il doppio jump all'indietro. Cioè, ma che sfiga. Chi riesce a fare la doppia jump vince, ok? Vabbè. Sei andato proprio completamente in un'altra zona del mondo. Odio questa modalità. Se siete esperti di Dynamike, vi aspetto stasera in live alle ore 18 per giocare con questo minigioco. Siete pronti a sclerare insieme a Sparks? Ore 18 vi aspetto in live questa sera. Faremo minigiochi Jump Race e Nascondino. Due minigiochi, probabilmente faremo anche qualche altro minigioco perché io faccio una serata minigiochi ogni tanto. E oggi è la serata minigiochi live. Quindi io vi aspetto tutti in live. GG a Pokestex. Quindi ragazzi, ci vediamo stasera. Vediamo chi di voi riuscirà a superare tutte le sfide della Jump Race. A stasera, ragazzi.